Noi ci ha sempre detto che siamo contro l'Europa, in realtà siamo fortemente europeisti, ovviamente che noi pensiamo a un'Europa differente, l'Europa dei popoli, così come era il progetto iniziale, non quella ovviamente della, solo della moneta, dei banchieri o della finanza. E su questo tema credo che continueremo a muoverci fortemente e convintamente. Per questo dicevo prima che questo tipo di problema, argomento o contesto vada prima di tutto omogenizzato a livello europeo. Ho sentito addirittura accennare a immigrazione clandestina o cose di questo genere, che non credo che sia questo il tema, però noi siamo stati molto chiari su questo, cioè lo Ius Soli in questo caso non vuole assolutamente andare, credo io, andare a mettere mano sul discorso dell'immigrazione clandestina o meno, o dell'immigrazione in senso generale. È un tema abbastanza specifico e mirato che va trattato con la massima serietà. Siamo europeisti al punto che noi abbiamo sempre detto, e continueremo a dirlo, che accoglienza e integrazione non sono sinonimi e anche se si afferiscono alla medesima platea, nella maggior parte dei casi, praticamente sempre, vadano trattati in modo difforme e qui l'Europa dovrebbe fare la sua parte dando supporto ai paesi di frontiera come l'Italia, cosa che non sta facendo. A questo punto, cioè, noi crediamo che, come detto prima, dobbiamo assolutamente pensare a una soluzione prettamente in ambito europeo, in fase iniziale, per coinvolgere tutti i paesi interessati e certamente non con un provvedimento che, come detto prima, non va a risolvere quelle criticità che oggi esistono nell'accesso e difficoltà che esistono all'accesso alla cittadinanza. Aveva più senso fare una legge in materia per dire che, per esempio, i requisiti per richiedere la cittadinanza, residenza o matrimonio fossero omologati, per fare un esempio, entrambe concesse per diritto magari dopo 5 anni, pochi, tanti, non lo so. E che le risposte del Ministero devono attenersi a periodi di domanda, evitando peraltro che un minore decada dal diritto familiare per lentezza del Ministero, cioè cose concrete che vadano a fare a togliere quelle soluzioni, quei problemi che oggi hanno un forte impedimento. Quindi noi siamo assolutamente per lo ius culturae temperato, ma solo se si risolvono ovviamente anche altri problemi alla radice. Per questo crediamo che il provvedimento presentato dal PD oggi fermo al Senato non sia la soluzione. E su questo tema, su questo specifico provvedimento, su questo tema noi ci saremo sempre quando si tratterà di affrontarlo in maniera seria e concertata con l'Europa. Su questo provvedimento, perfettamente in linea con la nostra posizione a livello nazionale, noi oggi ci asterremo.